E benvenuti alla prima edizione del TG della Toscana. In primo piano la questione dell'accoglienza dei profughi. Si attendono nuove ondate di migranti. Il sistema toscano potrebbe essere messo in crisi da nuovi massicci arrivi. Se ne sta parlando in un convegno a Firenze a cui partecipano anche esponenti della giunta regionale e fiorentina. Giulia Baldi. Pensiamo che nell'incrocio, nella trasmissione, nello scambio di competenze si possa creare anche valore e scambio sociale fra noi e queste persone che arrivano qua. Un problema? Meglio considerarli una risorsa. All'Impact Hub di Via Panciatichi a Firenze, un workshop mette a confronto le esperienze di integrazione degli immigrati. Chi ha scelto lo sport, chi fa incontrare i rispettivi mestieri, e poi gli orti, il teatro, la lettura di Dante, i corsi di primo soccorso, la pulizia di giardini e rive. L'iniziativa è a cura dell'associazione Arena. Per confrontarsi su quello che si può fare per migliorare queste esperienze, anche su un piano molto concreto. Insomma, un'ottica diversa per guardare alla massa inarrestabile di profughi che rischia di mettere alle corde le strutture di accoglienza toscane. La cosa è, diciamo, pesante da un punto di vista della gestione, perché le previsioni sono, da parte del Ministero, numeri analoghi a quelli dell'anno scorso. Nel workshop però l'immigrazione mostra i lati positivi, grazie anche all'aiuto di mediazioni culturali di prima e seconda generazione. La mediatrice culturale deve essere quella che fa capire agli immigranti come si vive in un paese. Le seconde generazioni che sanno già come funziona il mondo in Italia e sanno già anche come funziona il mondo da cui deriva un immigrato. All'incontro, il primo del genere nel campo dell'immigrazione, partecipano un centinaio di persone fra immigrati, istituzioni locali, mondo delle associazioni e della cooperazione.